Tebe, diciamo il capo, anzi diciamo la capa delle streghe, cosiddette streghe. È la capa delle città perdute. Streghe, poi streghe è il nome con cui ci chiamano. Chi sono queste donne, eh? Ade è una ragazza di 16 anni che scopre all'improvviso di avere i poteri, lo scopre a causa della morte di un neonato e da lì verrà chiamata strega, perseguitata e per sopravvivere si rifugia in una comunità di donne. Persepolis è la più giovane di questo gruppo di streghe, almeno fino a quando non arriva Ade, è la più piccola, la più simpatica, no, non lo posso dire, è la più piccolina, lo scriccioletto di casa, diciamo, fino a quando non arriva Ade a, insomma, mettere un po' in subbuglio questo equilibrio. Questo rifugio da una parte diventa un po' la sua casa, la sua famiglia, dall'altra diventa qualcosa che le impedisce di essere un'adolescente normale che lei vorrebbe essere. Quindi è un conflitto l'amore per Pietro e sostanzialmente sarà fino alla fine una lotta nella scelta tra amore e destino. Nascerà una grande amicizia con lei perché insomma coetanei condividono alcuni sentimenti comuni nello stesso momento e è molto innamorata di Spirito ed è molto innamorata del suo essere strega e quindi questo le permette di non far sì che nessuno di questi due poteri, secondo me, che sono da una parte l'amore, da una parte il vero potere magico che lei ha, che non diremo qual è, e riescono a rimanere lì. Quindi questo fa di lei, secondo me, un personaggio abbastanza equilibrato e forte, è ben piantato, diciamo, sia nella sua missione sia nel suo sentimento, insomma, per questo ragazzo. Perché dovremmo sintonizzarci su Netflix e vedere Luna Nera? Perché è una figata. Perché Luna Nera è una serie che affronta tantissimi temi, dal cercare se stessi, la conoscenza di sé, a temi quali la stregoneria, quindi tutto il processo, parte da una storia realmente esistita che è quella dei beneandanti, effettivamente sono realmente esistiti e anche il divario tra scienza e fede, affronta così tanti temi che può essere estesa veramente a un pubblico da bambini ad adulti. Racconta che il percorso per il riconoscimento di sé è faticoso, bisogna avere coraggio e non avere paura, anche di fare accettare la propria diversità, riconoscere la propria diversità, forse siamo, ognuno di noi è diverso dall'altro e pensare alla diversità come una dei poteri, delle forze e non come motivo di esclusione. E che questa serie, quindi è un fantasy, quindi questo è fondamentale, è una favola, è una grande storia, faccia arrivare poi delle tematiche fondamentali, forti, sul tema del femminile, quanto è difficile, quanto è faticoso e quanto è doveroso per una giovane donna costruire il proprio destino e non farsi intrappolare da regole che ci vengono imposte, che vengono fuori ancora oggi. Anche all'epoca quelle che venivano chiamate streghe effettivamente erano donne che avevano una conoscenza magari maggiore rispetto alla norma e quindi cercavano di aiutare il prossimo e per questo venivano accusate di stregoneria e è qualcosa che ci portiamo avanti ancora oggi con tantissimi miglioramenti, ma che questa serie spera di portarne altri. Tebe lo dice spesso ad Ade, a questa ragazza sedicenne, giovane, che si sta cercando di capire chi è. Gli dice, tu devi capire, ognuno di noi dentro ha una forza, l'importante è capirlo e non averne paura. È una serie che è ambientata nel 1600, XVII secolo, sembra lontana, è una storia che è importante farsi raccontare e però sotto diventa metaforica del percorso femminile, del percorso delle donne. E quindi è interessante che Fandango e Netflix abbiano fatto questa storia, questo percorso per le giovani donne. La storia è molto avvincente perché penso che tocchi veramente moltissimi punti che hanno a che fare con la nostra contemporaneità, a prescindere dall'amore, dall'odio per il diverso, ma anche dall'importanza di non fermarsi mai alle apparenze, di cercare, che è una cosa che succede molto poco di fatto, ne parliamo spesso, ma è veramente difficile riuscire nel proprio quotidiano a guardare qualcuno e a non lasciarsi fermare da un grande pregiudizio, da una paura, è veramente qualcosa con cui quotidianamente e personalmente faccio i conti.
Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspetto dal 31 gennaio su Netflix, vi aspettiamo perché siamo tante. Su Netflix con Luna Nera. Con Luna Nera. Ovviamente con Luna Nera.